Buongiorno Giulianova, torniamo sulla questione relativa all'affidamento della gestione dei rifiuti. E in particolare noto come la replica dell'assessore Di Candido appaia imbarazzante per chi l'ha predisposta, preoccupa e lascia perplessi perché egli non ha compreso la reale gravità di quanto mi sono sforzato di spiegare, o forse non ha letto, non ha ascoltato i documenti che ho indicato in conferenza stampa e lo invito a farlo, perché non riesce a separare il l'olio dal grano. Assessore Di Candido, il l'olio è detto anche zizzania, è quella infestante delle graminacee che si insinua e rovina il raccolto. Ecco, quello che è avvenuto dovrebbe essere attenzionato da lei, dal sindaco, dall'amministrazione comunale, perché rischia di rendere inefficace una procedura ai danni dei cittadini di Giuliano. Io le ho spiegato, e continuo a farlo, come è emersa una vicenda che è completamente estranea e ultronea ai giudizi dinanzi alla giustizia amministrativa, con un'appendice che ci sarà al Consiglio di Stato forse nell'autunno prossimo. Quella è una vicenda che riguarda altri requisiti. Qui invece si tratta di un requisito che riguarda una dichiarazione che la ditta che è stata dichiarata, che si è aggiudicata con il provvedimento del 13 dicembre 2022 di questa amministrazione comunale, ha proposto una dichiarazione con la quale dice di essere nel possesso e l'autorizzazione, quindi titolare, di un sistema di tracciabilità dei servizi ai cittadini, alle utenze, quindi, e di contabilizzazione, che poi è quello che serve ai fini di una tariffa puntuale per i cittadini. Questo è emerso perché la Nextex, con una nota del 13 luglio che è stata inviata a voi e che avete letto, vi ha detto: guardate che quella dichiarazione non è veritiera. Perché Diodoro, che voi avete dichiarato aggiudicatrice dell'appalto, non ce l'ha da parte nostra questa autorizzazione. Anzi, ha detto una cosa ancora più importante, che quel sistema WMS è nella titolarità già da luglio del 2021, guarda caso, della ditta che è arrivata seconda, la Rieco. Ora, questo è un elemento ultroneo rispetto a quelli all'attenzione della giustizia amministrativa, che come voi dite nel provvedimento di aggiudicazione del 13 dicembre 2022, quando sostenete che la veridicità delle dichiarazioni e di tutto quanto prodotto da chi ottenuto l'aggiudicazione dell'appalto, dite pure, guardate che deve in ogni caso ribadirsi che il comune di Giulianova, stazione appaltante, può revocare l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario, come è nel caso di specie, se l'istruttoria dovesse confermare ciò, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più requisiti richiesti in sede di gara, ovvero una violazione in materia di dichiarazione. Ora, assessore Di Candido, deve essere più prudente, lei è un amministratore. E mi sarei aspettato che lei, di fronte a un contributo che io sto dando alla buona amministrazione, non replicasse in quel modo, oppure forse non l'ha scritto lei, gliel'hanno scritto, legga quello che ha dichiarato, perché non fa una bella figura e soprattutto non fa gli interessi dell'ente. Allora, io mi sarei aspettato e mi aspetto ancora che nell'interesse di questa città, lei, il sindaco,
disponete una istruttoria per verificare se quello che dice NextText, che è il titolare di questo sistema di tracciabilità dei servizi e della contabilizzazione, è vero. Se è vero, dovete agire in autotutela, a prescindere dal TAR, quella è un'altra cosa. Lo dovete fare perché l'avete detto voi, nell'interesse dell'ente, per mettere in sicurezza i servizi, perché senza quel sistema di tracciabilità non si possono fare i servizi, voi lo sapete, perché poi se c'è un disservizio non si sa dove è stato generato e se la contabilizzazione non c'è, quindi non ci permette di applicare la tariffa puntuale nei confronti dei cittadini, cioè chi più conferisce più paga, chi meno conferisce meno paga. Questa è una cosa seria. Guardate, allora, io dopo 24 giorni noto che ancora, se io non avessi sollevato la questione, non avreste mai preso posizione su questa cosa. Tenuto all'oscuro di tutti, e non è una bella cosa, i cittadini devono sapere, ma soprattutto invito la segretaria generale a intervenire, fare l'istruttoria e agire al più presto possibile per mettere in sicurezza i servizi nei confronti dei cittadini e le casse comunali. È una cosa seria, assessore Di Carlo. La tratti per quella che è. E soprattutto il sindaco batta un colpo, perché in tutta questa vicenda non ha detto nulla. Sto ancora aspettando la risposta sul mercato ittico. Buona giornata, cittadini.